E voltiamo pagina, ribassi sospetti, non ci sta la sezione dei costruttori di Confindustria Trento sul ribasso del 49,99% dei lavori per la residenza sanitaria di Rovereto ed è partito un ricorso, ce ne riferisce Gabriele Buselli. Il ricorso è partito stamani curato dall'avvocato Maccaferri. Calmo ma evidentemente stizzito il presidente di ANCE Trento Enrico Garbari nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, dove ha illustrato le ragioni di quello che a tutti gli effetti è il primo ricorso di questo tipo in Trentino. Il ricorso della sezione ANCE di Trento, la sezione costruttori edili, è contro un appalto del comune di Rovereto per la costruzione della nuova residenza anziani in Piazzale De Francesco. Questo secondo noi è un fatto gravissimo, perché un comune come il comune di Rovereto che decida di utilizzare un sistema, peraltro legittimo, che è il sistema del massimo ribasso, ma accetti un ribasso del 49,99% su un lavoro di natura edile, io credo che questo non sia accettabile. Noi abbiamo, a nostro giudizio, e l'abbiamo anche depositato nel ricorso, ravvisato criteri di grave illegittimità, uso dire grave, ma per un semplice motivo, perché non sono state correttamente analizzate, utilizzato il criterio che prevede l'esclusione in caso di anomalia, ma prima di tutto è un senso di disagio che tutte le imprese nostre, ma ripeto, possono essere imprese ANCE, ma imprese edilizie in generale, non possa più sostenere certi comportamenti. Cifra base d'asta 10.189.000 euro. L'impresa vincitrice è la ITE di Modena con un ribasso del 49,99%. Insomma, la metà. Ed allora Garbari si chiede ancora a cosa è servito firmare con la provincia gli atti di indirizzo sugli appalti lo scorso dicembre. Ed ancora, come si fa a costruire alla metà? Non c'è il rischio che i lavori non inizino mai? Ma l'opera costa davvero 10 milioni di euro? Domande che si fanno tutti. Il comune di Rovereto, invece, alla lettera dell'ANCE ha risposto in maniera tecnica, il che vuol dire che non ha soddisfatto nessuno. Ed allora Garbari dice no, forte di una soglia di anomalia che per legge è fissata al 33,952%, soglia che ben 9 imprese hanno superato.